Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. I servizi segreti degli esterni stanno effettuando gli esperimenti per il controllo della mente a distanza. Come potete vedere, hanno messo delle frequenze con forti ipnosi, sonnolenza e manipolazione cerebrale. La manipolazione avviene perché le mie frequenze adesso risultano come se sto dormendo. Guardate, i parametri saltano e scendono in continuazione, perché siccome devono mettere le frequenze del sonno passato un certo orario, adesso è l'una di notte e mi stanno parlando in testa in comunicazione telepatica di servizio per farmi svegliare, perché lo stato ipnotico deve essere modificato totalmente attraverso le frequenze primarie del cervello. Siccome queste frequenze vengono sparate nell'etere, vuol dire che tutte le persone che vengono sottoposte a irradiazione di queste frequenze cerebrali vengono irradiate con questi sistemi narcolettici e ipnotici per portarli alla sonnolenza forzata, all'ipnosi forzata, ai blocchi cerebrali forzati. Se avete notato questa cosa, guardate, la frequenza gamma viene sempre sparata in aria e le frequenze alternate che l'altro giorno sparavano in moto, hai visto? Avete sentito? Guarda, l'ho detto adesso, la frequenza gamma, hai visto che è successo? E la frequenza gamma è scesa, perché i servizi segreti ci stanno sentendo dentro casa mentre parliamo e modificano tutte le frequenze del nostro cervello in tempo reale. Nel cambio del turno che loro devono fare il cambio del turno con la frequenza della sonnolenza indotta, in modo che non scendiamo mai all'ora REM, perché per scendere all'ora REM dovremmo stare nei parametri da 200 e 0, o addirittura tra 100 e 0, 200 e 0, e devono essere molto lineari. Allora loro che fanno? Mettono lo stato ipnotico e narcoletico, la frequenza del sonno forzato e la frequenza della destabilizzazione fisiologica, in modo che ci risvegliano attraverso l'attacco. Vedete come partono gli attacchi? Ci risvegliano attraverso l'attacco e creano la manipolazione indotta all'interno dei centri nervosi. Ovviamente, mentre sto facendo questo video, i servizi segreti mi vedono con le telecamere a scansione sintetica dal satellite spia che sta al nord Italia e mi sparano con le armi ad energia diretta. Avete visto? Guardate, prima com'erano le frequenze? Erano tutte calme e tranquille. Adesso che cosa è successo all'elettroencefalogramma? Sono tutte zoppate le frequenze. Per quale motivo? Perché l'attacco con l'arma di energia diretta che avevano immesso all'interno del cervello, guardate, le frequenze alternate sparate nei miei centri nervosi. Questo? Vedi come salta tutto adesso? Perché i servizi segreti dovevano manipolare le mie frequenze cerebrali con l'arma d'energia diretta a controllo cerebrale per risvegliarmi dall'ora REM, oppure per immettere nel mio cervello le sovrapposizioni di immagini a frequenza indotte. Infatti adesso davanti ai miei occhi stanno comparendo fotografie, immagini, ologrammi, stanno comparendo addirittura targhe, volti di persone, come se io sto vedendo dei fantasmi, ma in realtà sono immagini fotografiche in parametri in arco. Vedete qua? Ma guarda che strano, adesso è tutto zompato il sistema un'altra volta, ma che strano, eh? Avete visto? Perché si vede che mi dovevano svegliare e mentre mi dovevano svegliare mi dovevano mettere nel cervello dei sogni o degli incubi anomali all'interno dei centri nervosi del cervello per far creare una sorta di simulazione, una sorta di manipolazione per far credere che io ho delle effetto tutte le sere degli incubi e io dopo vado dallo psicologo e dico: ah, signore dottore psicologo, senta, io la notte sogno cose anomale, vedo la Madonna che mi compare, vedo il bambinello che mi compare. Così il medico che cosa dice? Ah, ma lei allora ha delle manie depressive, delle crisi depressive, lei ha delle allucinazioni, si rende conto che cosa?
E invece noi abbiamo solo un elettroencefalografo transcranico che spara l'arma di energia e arma ad energia diretta elettromagnetica dentro i nostri centri nervosi. E questo è un collaudo di tecnologia militare dell'intelligence, dei servizi segreti, che operano attraverso la sperimentazione del collaudo di queste tecnologie per conto di società private che vendono per miliardi di euro queste frequenze. Guardate che sta succedendo, adesso mi sto risvegliando. Perché adesso mi sto risvegliando e prima stavo dormendo? Avete capito? Se io sono sveglio e sto facendo il video, questi sono i parametri che io dovrei avere. Com'è che prima c'erano tutti i parametri bassi? Avete capito perché sulle strade e sulle autostrade le persone si addormentano all'improvviso e fanno gravi incidenti stradali? Quelli si chiama blocco del sonnambulismo, creano una sorta di sonnambulismo indotto, le persone perdono la capacità di intendere e di volere e perdono la memoria temporanea. Vi rendete conto quanti ragazzi stanno morendo sulle strade e sulle autostrade e quante persone stanno morendo sulle strade e sulle autostrade all'improvviso? Come vedete che è stabile, il computer non apre, non chiude. Perché le frequenze sono stabili? Guardate come sono belli dritti questi parametri, perché si vede che il sistema ha sparato una frequenza, che questa frequenza deve essere della sonnolenza, perché giustamente essendo notte devono allineare le frequenze per una sorta di rilassamento simulato delle frequenze del mio cervello, per camuffare l'elettroencefalografo satellitare. Per camuffare, vedete come parlo, pum, partono le frequenze d'attacco. In testa, tutto questo che voi vedete, mi si sta trasformando in testa, Rumori, frequenze delle ustioni, frequenze degli attacchi, frequenze delle manipolazioni, rumori da acufene all'interno. Hai visto? Che ho detto, l'attacco, boom, finita l'attacco. Ma com'è che l'elettroencefalografo tante vittime del controllo rurale avevano detto? Non vede niente. Ecco l'attacco, vedete? Ripartito l'attacco nel cervello. Ma questo io lo sento prima nella mente. Fatevi il calcolo che quando queste frequenze partono, mi arriva l'attacco nel cervello. Io comincio a sentire l'attacco nel cervello e dopo le frequenze crollano. E dopo qualche secondo l'elettroencefalografo manipola, analizza queste frequenze ed è adesso tranquillità, sonnolenza e rilassamento stanno rimettendo. Ma guardate le frequenze, guarda la frequenza alfa, esplode, sale su all'improvviso. Ma che strano, E l'attenzione dove sta? La frequenza dell'attenzione, vedi? Si sono abbassata. Adesso vogliamo fare una cosa, adesso incomincio a leggere qualche cosa con la mente. Non la leggo la cosa tramite ad alta voce. Avete visto che cosa è successo con l'attenzione? Questa è la frequenza dell'attenzione. Io stavo leggendo con la mente. Hai visto che cosa è successo? Che immediatamente è partita la frequenza. Rifacciamo un'altra volta la prova. Leggerò le scritte che stanno qui sulla tabella, sull'analizzatore. Avete visto? Che cosa è successo? Guardate, la mia attenzione è ripartita. Allora, ma questo elettroencefalografo fa quello che viene detto? Cioè, possibile che le vittime del controllo neurale ancora credono agli asini che volano e non hanno capito che questo è un elettroencefalografo trascranico che spara l'onda convogliata all'interno del nostro cervello, all'interno del nostro corpo, perché il nostro corpo è un'antenna che assorbe queste radiazioni, assorbe tutte queste frequenze?
loro stanno collaudando armi ad energia diretta. Pensate che se questa arma viene sparata su 20 milioni di persone in Italia, diventano tutti tossicodipendenti. Se viene sparata su 20 milioni di persone in Italia e tutti hanno il mal di testa forzato, tutti vanno nelle farmacie a comprare i farmaci e quelli incassano miliardi e miliardi e miliardi di euro. Guardate, 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 come sto parlando e mi sto addormentando? Ma che strano, guarda, si vede che volevano fare qualche esperimento in automatico, io mi sono alzato dal letto all'improvviso e tutti i parametri sono stati modificati. E se stavo in macchina adesso che succedeva? Mi si chiudevano gli... rimanevo con gli occhi aperti e mi schiantava addosso a un palo. Adesso voglio fare un test, guardate, rileggiamo un'altra volta qualcosa. Avete visto? Sto leggendo che cosa è successo, guardate, l'attenzione che sale. Adesso facciamo la meditazione, blocco i miei parametri e cerco di rilassarmi, guardate, qua, l'attacco purtroppo, manipolazioni, frequenze, sta saltando tutto, vabbè, adesso cercherò di... Vedi, come ho detto questo, visto che hanno combinato per non far vedere il test che stavo facendo del rilassamento. Pensa come sono bravi, eh? Hai visto come sono bravi? Pensate che se mi tiro i capelli non sento dolore adesso, perché hanno creato una anestesia che blocca alcune frequenze del mio cervello. Quindi se mi tiro i capelli in alcune parti della testa non sento proprio più dolore. Ma guardate che strano, eh? Adesso cercherò per 20 secondi di creare una sorta di ipnosi, di rilassamento, eh? Inizio adesso, vai. Avete visto? Guardate, le frequenze si allineano perché non ricevono più gli impulsi. Però io poi ho riaperto gli occhi e la meditazione era salita, che è quella blu, e la frequenza dell'attenzione si stava leggermente abbassando. Ovviamente questi elettroencefalografi hanno un leggero ritardo dalla codificazione dei parametri cerebrali all'algoritmo algoritmico del sistema che viene utilizzato, e poi fa partire il grafico in tempo reale, perché dobbiamo fare il calcolo che queste sono tecnologie sempre professionali, ma che costano poco, perché ovviamente non ho la possibilità di comprare un elettroencefalografo da 3, 4, 5 mila euro. Allora sto utilizzando un elettroencefalografo che mi permette di fare una semplice analisi per vedere l'attacco in tempo reale. Come potete vedere, le frequenze si devono tutte quante attenuare, perché ovviamente loro vogliono lo stato del rilassamento e lo stato della, diciamo, dell'attenuazione del parametro della iperattività cerebrale. Infatti ieri sera gli attacchi erano iperattivi, con l'iperattività del cervello, e adesso di notte non possono creare l'iperattività, devono creare una simulazione di sonnolenza, però non ci fanno mai scendere nell'ora REM. Nel passare del tempo io poi farò altri video, se riuscirò a creare il sistema con un programma multiplo che fa la ripresa del mio volto in tempo reale, o addirittura solo degli occhi, e creerò una sorta di rilassamento ipnotico per vedere fino a che stato di ipnosi riesco a scendere.
Voglio ricordarvi a tutti, amici, sono Emiliano Babilonia, vittima del controllo mentale. Se mi volete scrivere per effettuare una testimonianza sulla mia radio web, Emiliano Babilonia Spreaker, Angelo Custodio MK Ultra Italia, sempre su Spreaker, contattatemi. Vittime del controllo neurale, @gmail.com. Un saluto a tutti, amici di Emiliano Babilonia. Cavia umana da 5.500 giorni.